Martedì 27 novembre 2018, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Ve l'ho detto, è martedì e come tutti i martedì parliamo di Consulta Periferie Milano, parliamo di periferie con il nostro Focus Periferie. Buongiorno Walter, benvenuto. Buongiorno, ben ritrovati. Questa è la 61esima trasmissione che facciamo di Focus Periferie. Quindi ci avviciniamo alla fine dell'anno con un pacchetto importante. Abbiamo già fatto le nostre nozze di diamante, quindi passiamo ormai, miriamo a quelle di, non so se esistono dopo i 60, nessuno ci è mai arrivato. Quindi. 75, vabbè, vedremo. E allora Walter, che comincia questo Periferie Milano, che oggi c'è, guarda, chi ci ha portato oggi come ospite? Allora, come nelle ultime puntate, in vista della giornata degli Ambrogini del 7 di dicembre, abbiamo portato un altro Ambrogino, che è esattamente l'associazione ATLA, che si occupa di tempo libero per le persone disabili, e abbiamo Michela Marcato, che fa parte del consiglio dell'ATLA. Buongiorno Michela, benvenuta allora qui a Good Morning Milano. Buongiorno Fabio, buongiorno Walter, grazie per averci invitati qui da voi. Non è la prima volta che veniamo, è la prima volta che vengo io, ma... È la prima volta che vieni tu Michela, siamo ben contenti che oggi ci sei qui tu, siamo ben contenti però di riavere qua appunto ATLA. Già avuto un po' di volte, siamo contenti perché ogni volta comunque ci raccontate cose nuove, ci date una visione diversa su molti temi. Ricordiamo appunto bene però... Che cos'è ATLA? Che insomma un po' già in quello che fa c'è una visione diversa, un approccio diverso a un problema, no? Beh, diciamo che ATLA si occupa dagli anni 80, infatti noi siamo un po' i precursori degli Ambrogini perché abbiamo vinto l'Ambrogino ben nel 92. Wow! Per cui siamo un po' degli antesignani degli Ambrogini alle associazioni e di questo siamo molto fieri. Noi ci occupiamo di tempo libero per persone disabili, ma non solo. Perché ci occupiamo anche di ristorazione e di abbiamo un ostello, ma soprattutto quello che ci rende fieri è la nostra posizione. Noi siamo all'interno di uno dei più bei parchi di Milano, che è il Parco di Trenno. È proprio vero, infatti la vostra posizione è qualcosa veramente di stupendo. Sì, sì. Infatti approfitto per invitare tutti i cittadini che abitano intorno al Parco di Trenno a venirci a trovare, perché possono trovare ristorante, possono trovare fresco, insomma d'estate, cioè, abbiamo anche addirittura inaugurato da poco tempo una bottega, quindi possono acquistare prodotti a chilometro zero. Ecco, quando parli di tempo libero per persone disabili, io dico sempre con tutto il benestare, cioè non voglio mai la Pietra Ligure, però non stiamo parlando di andare a fare la gita a Pietra Ligure, no, o di andare a fare una gita sul Ticino e finita lì. No, parliamo del giro del mondo in 80 giorni. Sì, sì, assolutamente. Cioè, un po' quello che avete organizzato. Ma allora, il nostro fondatore è Lino Brundu, che Walter conosceva molto bene e che noi ricordiamo con tantissimo affetto sempre, aveva l'idea che comunque non ci dovevano essere preclusioni assolutamente su nulla, tantomeno sulle cose divertenti, tantomeno per esempio sul turismo, anzi, assolutamente no. E la prima, diciamo, uscita, che è praticamente uscito col botto, perché è stato un gemellaggio Italia-America. Questo negli anni 80, e la struttura dei gemellaggi è fatta così: noi andiamo da loro e poi loro vengono da noi. Questi noi e questi loro sono associazioni di persone disabili, cioè ci contaminiamo a vicenda. Noi proviamo le cose come le fanno loro, abitiamo con loro e andiamo da loro, mangiamo con loro, conosciamo tutto, i loro cosa fanno, come vivono, e poi loro vengono da noi. E questo l'abbiamo fatto per esempio recentemente, America anni 80, ma l'abbiamo fatto anche recentemente, 2 anni fa, con Melbourne, con l'Australia. Noi siamo andati lì e loro sono venuti qui. Credo che tu sei andata a Melbourne? No, no. Ahimè no. Infatti lo dico molto tristemente. Immagino. E quest'estate per esempio è stato fatto la prima parte, cioè noi, non io, ma noi come ATLA siamo andati in Brasile, e si spera che insomma nel giro di qualche anno possiamo ricambiare la cortesia, perché in realtà è una cortesia reciproca. Quando noi andiamo lì ci viene offerto tutto quello che loro possono dare,
in termini di ospitalità, di affetto, di, insomma, di esperienze, così come noi quando vengono loro qui offriamo, facciamo il nostro meglio per offrire altrettanto calore, altrettanto affetto, cerchiamo di far conoscere come viviamo noi, che è un modo di fare turismo che è molto molto interessante. Perché giustamente hai usato la parola turismo, che tu mi dicevi appunto, cioè perché quando si viaggia non siamo semplicemente, se non anche un disabile in carrozzina, è un turista appunto, un turista con determinate necessità, ma è un turista, e anzi diceva, diventa disabile nel momento in cui c'è il gradino, se no fino a quel punto in realtà non è disabile, no? Sì, sì, è vero, perché prima ci siamo fatti una bella chiacchierata su queste tematiche. Sì, cioè diciamo che il limite spesso viene posto all'esterno. Se io sono in carrozzina e ho una rampa di scale, è chiaro che in quel momento sono disabile. Se io ho le stampelle e ho questa benedetta rampa di scale, sono disabile. Laddove trovo la rampa, non ho più un limite, faccio la rampa e vado dove devo andare. Per cui in realtà spesso sono limiti esterni, non sono limiti, sono limiti oggettivi, non sono limiti. Ecco, tu Michele dicevi non è da tantissimo che sei in ATLA, però appunto fai parte del consiglio. Di cosa ti occupi del consiglio e cosa hai portato? Beh, allora, come tutti i consiglieri ci occupiamo un po' di tutto. Diciamo che la parte che potrei aver portato io è la parte di un consigliere a sua volta disabile. Questo era un po' inedito in ATLA. Io per esempio sono una persona non vedente e ho portato probabilmente la sensibilità di una persona che tutti i giorni vive un certo tipo di disagio, insomma, ma neanche tanto disagio, nel senso che vive in una certa condizione. E praticamente diciamo ho portato cene al buio, abbiamo un ristorante e prove di tennis per non vedenti, per esempio, perché abbiamo anche in gestione un campo da tennis. Io so che Fabio prima è andato a vedere tutte le nostre performance tennistiche. Il baseball per non vedenti l'avevo già conosciuto, sono stati qua ospiti anche le squadre di Milano, però il tennis mi mancava. Ti mancava il tennis? Guarda, se ritieniti invitato a delle prove di tennis, ti vendiamo. Ci sono, mamma. Vedremo se il fisico reggerà. Tu dai anche il fisico da Federer. Sì, come no, da Federer. Sì, io diciamo che ho portato probabilmente questo tipo di sensibilità e magari ho portato anche, spero, le idee che vengono ad una persona che tutti i giorni si confronta con magari qualche piccola difficoltà in più. E tutto questo non sono solo parole, come mi da dire, perché tu parlavamo prima, cena al buio ce n'è una fra qualche giorno. Sì, c'è una cena al buio per esempio il 30, tra pochi giorni. Ma mi sa che siamo sold out. So che tu volevi venire, ti vedo, ma dovrei venire alla prossima. No, facciamo cena al buio costantemente. E le organizziamo al nostro ristorante più o meno per una quarantina di commensali. E, beh, non siamo gli unici a farlo, siamo tra i tanti che fanno fare questo tipo di esperienza. Infatti io vi invito. L'occasione è questa, siete qua vicino a tutto, e poi non tutti le fanno nella ma non tutti le fanno come noi, effettivamente. E poi infatti non tutti le fanno come voi. Dicevi che avete dovuto proprio costruire anche un marchingegno, una bussola apposta, una porta, doppia porta girevole per la cucina, perché sennò non si riusciva a fare il buio. Certo, è una bussola, perché in realtà noi abbiamo, se verrete a trovarci, vedrete che la cucina è quasi a vista, e perciò abbiamo dovuto fare una bussola per fare in modo che il carrello entrasse tra due portine, in modo tale che quando si apre la prima entra il carrello, si chiude la prima, si apre la seconda, esce il carrello. Per mantenere il buio. Perché il buio è difficilissimo da fare. Sono le migliori chiuse del Nordesk, verrebbe da dire. Avete costruito anche questo. Poi deve essere una cosa che si monta e si smonta, perché non è che facciamo cena al buio tutti i giorni. Insomma, la faccia dell'Ikea anche, verrebbe da dire. Walter, ci ritroviamo come al solito, quindi, a dire un Lamborghini, su cui non entriamo nel merito se era giusto o non giusto darglielo, ma sembrerebbe che era stragiusto dare questo caso. Penso che appunto noi non parliamo mai del merito o non merito degli associatori, ma qui insomma il merito è più che palese. Una situazione che dal 92, anzi molto prima, alla fine degli 80, sul nostro territorio fa qualcosa di rivoluzionario. A Milano è un'esperienza quasi, ma è proprio di innovazione. Innovazione. Allora, ritorniamo un attimino al tema degli Lamborghini. Bellissimo.
perché tema degli Ambrogini, Milano quando riconosce un Ambrogino a una realtà, sia una persona sia un'associazione, nella sostanza riconosce il contributo che questi Ambrogini hanno dato alla città. Allora, la cosa che ci viene abbastanza normale, tenuto conto che per esempio la realtà di Consulta Periferie Milano ha incrociato la strada di Atla Onlus un po' di anni fa nell'occasione di una mostra che sotto nel periodo natalizio promosse Atla al Parco di Trenno e si chiamava La Periferia al Centro. E quindi abbiamo detto, bene, si parla di periferia, andiamo a vedere qual è il loro approccio. Una delle cose interessanti è che come madrina c'era Naomi Campbell, per esempio, no? Ed era accompagnata da Fef Tronchetti Provera, per dire che relazioni ci sono, le cose più strane da questo punto di vista. E quindi Naomi Campbell è venuta da Londra direttamente per inaugurare che cosa? Una mostra alla periferia al centro, nella periferia milanese, in particolare l'ovest, nel Parco di Trenno in Cascina Bellaria. Questo qui come dato storico. In secondo luogo, questa mostra, La periferia al centro, metteva al centro dell'attenzione chiaramente il tema della accessibilità e quindi di converso sulla disabilità. È un approccio alla disabilità. Un approccio alla disabilità che, come diceva anche prima Michela, prendiamo il simbolo dell'Atla. Il simbolo dell'Atla è una farfalla che vola sull'emisfero. Eccolo qua. Ecco questo qui. Allora, qui dava l'idea, perché citava prima Lino Brundo, che ci ha lasciato un po' di anni fa, perché come diciamo noi alcuni amici, insomma, si occupava più degli altri che di se stesso, purtroppo non è stata una cosa piacevole. E quindi Lino che cos'è faceva? Giocava sull'opportunità per tutti. E quindi andiamo in vacanza, si diceva prima a New York, ma ha citato prima Michela Melbourne. Melbourne, per esempio, è gemellata con Milano. Melbourne, dal punto di vista del tema dell'accessibilità, è una città avanzatissima. Questo che cosa ha comportato nelle logiche di visite reciproche Atla a Melbourne, con incontri anche con i rappresentanti comunali, il sindaco, le delegazioni di Melbourne sono venute a Milano, sono andate nella ex provincia di Milano accolte, un po' più di soppiatto dai responsabili di un po' di anni fa, no? Che non hanno ritenuto il Comune di Milano di accoglierle, quindi ha fatto un pochettino da ruolo diplomatico Atla, no? Nell'invitare a Milano, guidare questa realtà che appunto è di una città gemellata con Milano, per dire che bisogna sempre avere attenzione perché c'è da acquisire. Atla da questo punto di vista ha acquisito tantissimo e quindi tutta l'area di Cascina Bellaria è diventato un pochettino un hub delle risposte alla accessibilità e disabilità. E quindi citava prima Michela, c'è il tema della ristorazione, c'è il tema della ciclabilità, dell'officina, della possibilità di andare con biciclette per tutti. C'è il tema del gioco. Il gioco, infatti, il tema delle ultimissime. Il tema l'anno scorso sono inaugurato, no? Il parco giochi. Un paio d'anni fa è stato Beautiful Park, è stato inaugurato anche con la presenza dell'assessore ai servizi sociali, Maiorino, quindi c'è questa relazione istituzionale, sì. Anche come dicevo prima, internazionale da un certo punto di vista, cittadino in questo caso, nel senso che la logica è sempre quella di porre l'attenzione cittadina a quello che uno mano a mano ha maturato, quindi anche un Ambrogino in questo caso, no, porta un contributo alla città. Questo contributo alla città arriva o non arriva? Ecco, per esempio, si parla del Parco di Trenno, c'è un nuovo parco che è stato inaugurato a Porta Nuova, la Biblioteca degli Alberi, un bel parco ampio. Ecco, tutte belle cose. Dopodiché, quando si entra un po' dall'approccio, diciamo così, sociologico-politologico, le affermazioni di principio, passare invece al politico-amministrativo, vabbè, allora come lo facciamo, lo realizziamo?
Una settimana fa gli amici dell'Atra sono andati con tutti i ragazzi a visitare questo nuovo parco, anche perché in precedenza la sede di Atra era proprio in via De Castiglie, quindi appiccicato nel quartiere dell'isola. Sono andati e tra le altre cose c'era un bel parco dedicato alle altalene, con una decina di tipologie di altalene. E pensavano anche di trovare qualche altalena o un'altalena che fosse accessibile ai ragazzi in carrozzella, anche perché in Cascina Bell'Aria, l'altra appunto, avendo fatto il parco accessibile, ci sono tutta una serie di strutture che possono essere utilizzate sia da ragazzini che sono normodotati, sia per quelli che invece hanno qualche difficoltà in più. E niente di tutto questo. Uno potrebbe dire, va bene, sono i soliti architetti, in una logica un po' esterofila, sono i soliti architetti italiani che non capiscono bene le regole, non si adeguano, hanno una mentalità arretrata. Diciamo pure che il progettista di questo parco è un architetto olandese. Poi possiamo dire con una nota così colorita, va bene, però se fosse stata una donna magari avrebbe avuto maggiore sensibilità. Sì, però l'architetto olandese è anche una donna, la signora Petra Blijs. Ecco, manca questo. Allora, lo diciamo per una critica? No, diciamo per un'occasione persa, che peraltro si potrà anche integrare, perché mettere un'altalena con tutte le altre alene che ci sono, allora, che tipo di altalena? Il giorno 3 è la 3 dicembre, lunedì 3 dicembre è la giornata delle persone disabili. Sì. Internazionale. In particolare Atra domenica 2 farà alcune iniziative. Quindi chi vorrà domenica venire in Atra, in via Cascina Bell'Aria 90, potrà verificare tutta una serie di luoghi, anche per esempio l'orto accessibile. Perché un orto didattico, un conto è farlo come si fa normalmente, raso terra, un conto è renderlo accessibile per chi ha qualche difficoltà e quindi magari bisogna alzare un pochettino la terra. No. Ecco, qui così, in un concentrato, in un fazzoletto di terra, ci sono tutte queste possibilità e quindi che servono anche ai progettisti. Un progettista, un architetto, anche la signora Petra Blijs, ma anche la Fondazione Catella, che si è impegnata partecipando a questo... Sto vedendo la foto per esempio dell'altalena che avete partecipato, chiudo un attimino, partecipando a questo bando del comune. Sì. Quindi il comune è interessato in questa cosa, per quello che facciamo la sottolineatura, ambrogini riconosciuti dal comune ma non utilizzati dal comune. Sì, ma critica, ma quindi utilizziamo, certamente. Sentitevi ogni tanto. Se mi consenti, è proprio festeggiamo la giornata dei diritti sulla disabilità, che io mi sentirei di parlare di diritti e anche di doveri, però, a parte delle persone disabili, nel senso che l'esperienza che abbiamo avuto alla Biblioteca degli Alberi, che siamo andati e ci siamo resi conto di questa mancanza, non ci ha fatto, diciamo, arrabbiare, ci ha solo stimolato a dire, oh, va bene, noi abbiamo il diritto al gioco, il diritto al turismo, il diritto allo sport, però abbiamo il dovere di insegnare e di spiegare le nostre necessità e di farlo nel miglior modo possibile, che è quello appunto della cultura. Cioè, se la signora Petra verrà, la inviteremo a Cascina Bell'Aria, magari in uno dei suoi tour milanesi, che si andrà a rivedere la sua Biblioteca degli Alberi, potremmo invitarla e farle vedere che cosa avremmo inteso noi se ci avesse consultato. Sì. Per parco giochi accessibile. Dovrebbe dire, se in Atra hanno la fortuna comunque di avere una consigliera come Michela, ad esempio, o forse ci vorrebbero più altre Michele in altre situazioni anche. No, ci vuole anche la capacità di ascoltare comunque, perché noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma se dall'altra parte non c'è nessuno che ascolta, Walter mi insegna che qui... Ci sono anche dei meccanismi da ingegnerizzare. Sì, secondo me, infatti, io ci devo dire che non è polemica, infatti, questa anzi è proprio. A volte proprio mancano degli ingranaggi, c'è poco da fare. Sì, mancano dei pezzettini che facciano comunicare le varie macchinette. Mancano uno dei temi grossi è quello dell'organizzazione del Comune di Milano. Ecco.
un'organizzazione del comune di Milano per cui l'assessore ai servizi sociali viene a inaugurare il parco ludico accessibile. Ma poi, siccome non c'entra nella realizzazione di questo parco, no? Allora non è una sua competenza. Quindi noi abbiamo un'organizzazione del Comune di Milano, ma in generale dappertutto, che è fatta a canne d'organo. Le canne d'organo hanno una testa e hanno una base, possiamo dire un centro a Palazzo Marino e un piede nel territorio periferico, tanto per dare una minima idea. Sì. Però poi c'è una difficoltà proprio intrinseca nel meccanismo organizzativo di trasferire le conoscenze da una canna d'organo all'altra, no? Per cui proprio si viaggia a canne d'organo, ognuno fa la propria nota. Poi se c'è una regia complessiva riesce anche a farle suonare bene e quant'altro, però siccome non siamo sui temi musicali, queste non suonano e quindi non comunicano l'una con l'altra. Allora, questo è esattamente il tema, perché dicevamo, per esempio, il Comune di Milano, che ha lanciato questo bando, sicuramente era a conoscenza in una maniera o nell'altra tramite i suoi esponenti di punta, di che cosa ci fosse in Atra. Però il problema è che c'è un'organizzazione che non fa trasmettere. Allora, è per questo che noi diciamo, ma degli Ambrogini che cosa ce ne facciamo? Prendiamo spunto degli Ambrogini. Poi sugli Ambrogini ci sono sempre polemiche tutti gli anni. Quello lì non è valido, questo non è valido. Però ci sono realtà che durano nel tempo, lustri, decenni, e che continuano a dare un contributo alla città. Fanno conoscenza. Allora noi diciamo strutturalmente, ma perché periodicamente, su temi magari specifici, a livello sia comunale ma anche a livello di municipio, ciascuno non convoca i suoi Ambrogini, magari anche integrandoli con altre realtà che non hanno ricevuto l'Ambrogino, ma che comunque possono dare un contributo, e si sente, cioè, si fa una comunicazione di esperienze, di realtà che ci sono, che possono essere utili poi per progettare e organizzare la città. Altrimenti andiamo esattamente avanti così, dove Innovation District, perché è così che si chiama, è Porta Nuova, e di innovazione dal punto di vista dell'accessibilità possiamo dire per gli altalene zero, poi per tutto il resto magari l'avranno fatto anche in maniera adeguata. Però quando si parla Milano non è una città per bambini, ecco, gli strumenti di gioco di un parco pubblico, che è il terzo parco pubblico del centro, dopo quello del castello e i giardini Montanelli, quindi è un parco importante, ecco, per i bambini che hanno delle difficoltà, questa città dà una risposta a zero. Invece potrebbe, e noi diciamo può darla da subito, perché installare un'altalena di questo genere, non diciamo venite all'altra a prenderla e spostarla, no, non è il caso. Non ve lo permetteremo. E non ha nemmeno dei costi aggiuntivi, proprio sono minimali. E ricordiamo che sta parlando di un certo tipo di gioco, non ad uso esclusivo di un bambino disabile, ma di chiunque sia bambino, cioè accessibile. Cioè un'altalena che è diversa, no? Cioè, però è sempre un'altalena. Carrozzina può salire su questa altalena. Infatti Fabio è andato a provarla. Sì, l'ho provata. Anche per gli adulti. Che devo fare, ad esempio, i complimenti all'amministrazione comunale di Baranzate, che ha invece installato in un parchetto auto, neanche centrale, di Baranzate, una altalena accessibile, usata da tutti i bambini che ci sono lì, con o senza carrozzina, anzi più, ovviamente più le volte che ci sono su bambini senza disabilità, e poi quando passi invece quei due o tre bambini che abitano in zona e hanno sono ben contenti di poter andare a giocare con i propri amici nel loro parchetto. Lì è passata, insomma, la cultura dell'accessibilità. Infatti, quello insomma, che sono i complimenti dell'amministrazione di Baranzate. È vero, forse proprio questo il problema è il famoso organo, appunto, queste canne d'organo che non si parla tra di loro, perché io sfido che il nostro assessore Maiorino non abbia se gli dicessero del genere non pensa subito all'altalena di Atri, dice sarebbe bello farla anche a Milano. Il problema è che quando fai un parco non è l'ultimo assessore credo che tu vai a chiamare quello del welfare, effettivamente, quindi delle politiche sociali, e quindi quello è il problema, è il meccanismo. Ma perché c'è anche un livello di progettazione e quant'altro, quindi noi diciamo sempre, facciamo la sottolineatura non sulla partecipazione. No. Io posso partecipare, vado a vedere un film. Diverso invece è entrare nella progettazione di questo film. No. Allora, magari io è meglio che non partecipi alla progettazione di un film, perché però altrimenti verrebbe male.
Però invece nella progettazione ci possono essere chiamati a raccolta tutti quei soggetti che non sono direttamente legati al tema del parco, ma siccome il parco contiene tante cose, vale la pena raccogliere. Il tema dell'accessibilità comunque è fondamentale e, come si diceva prima, sono corse anche alcune immagini, cioè parlare di disabilità, uno si spacca una gamba, è disabile. Uno va un periodo, appunto, va in carrozzella, è disabile. Quindi una persona, diciamo che l'età avanza, una persona che ha 20 anni è magari un discorso, uno che ne ha 80 anni un altro, ma anche quando venne ristrutturata un po' di anni addietro la stazione di Porta Garibaldi, no, furono fatti due livelli dove se uno aveva un borsone da portare doveva fare una fatica dell'accidente per portarlo da un livello all'altro, perché non era stata prevista una comunicazione che fosse accessibile. Dolce, diciamo. Ecco, allora sono tutte cose molto semplici, realizzabili, se però si fa bene la progettazione. E per quello che mi sono permesso di fare questa sottolineatura non esterofile, dicendo che è venuta a progettarla una signora olandese, che anche lei probabilmente, diciamo che non è cresciuta a Melbourne, nemmeno lei, e quindi ha avuto questo tipo di difficoltà. Ma soprattutto queste fondazioni, tipo la Fondazione Catella, che si muove in una logica cittadina e fa varie cose all'interno della nostra città, anche significative e importanti, bene. Magari questa è l'occasione di un incontro e quindi anche di una collaborazione proficua, perché questo è il tempo. Sì. E questo è proprio il tema, quello di dare un contributo. Ecco, ATLA nel suo piccolo può dare un contributo significativo su un certo tipo di aspetto, come il tema che noi approcciamo come Consulta Periferie Milano. Crediamo di aver consolidato in questi ormai oltre 13 anni di attività tutta una serie di conoscenze, di proposte, di capacità che quindi mettiamo volentieri al servizio della città. Se posso permettermi, Walter, vorrei dare un altro dato di ATLA. C'è un'altra cosa che fa, che mi è venuta in mente perché ATLA fa mille cose mentre parlavi. Per esempio ATLA usufruisce del volontariato aziendale, cioè le aziende vengono da noi, grandi aziende o piccole aziende vengono da noi e fanno dei lavori, i colleghi delle aziende quel giorno invece che lavorare in azienda vengono a lavorare da noi e con noi. E sono venute grandi aziende, faccio l'esempio senza fare nomi, una grande azienda di elettrodomestici che i dipendenti sono venuti, hanno fatto dei lavori manuali, hanno sistemato delle cose, ma abbiamo anche avuto l'occasione di parlare delle nostre tematiche e siamo finiti a parlare per esempio sugli elettrodomestici accessibili, perché anche gli elettrodomestici presentano tante insidie per chi ha qualche difficoltà, e io sono convinta che noi facendo questo abbiamo fatto cultura, cioè quando si lanciano delle frasi o si raccontano delle esperienze o ci si conosce, ci si confronta, le persone non possono rimanere indifferenti. Se non posso ignorare gli input che voi gli date. Certo, certo. Cioè, infatti, ovviamente hai, non so, messo le basi, abbiamo seminato per quel qualcosa, pulsante rilievo sulla, certo, prossima, certo, microonde, o per quella rotellina non più liscia ma invece zigrinata. È la cultura politecnica. Sì, sì. Ed è questo, no? Che secondo me è la potenza di ATLA, è quella anche che prova a, come diceva Walter, prova non solo a farsi le sue cose, i suoi viaggi, ma prova anche a comunicare con l'esterno. Sì, a contaminare. A contaminare, certo. Con quelle voglie anche, cioè con quella, certo, voglia di viaggi così, che magari uno potrebbe definire quasi estremi, no? All'inizio, no? Cioè, pensare di prendere dei disabili, portarli fino a Melbourne, così. È proprio la voglia di contaminare. Ma poi cioè, soprattutto la voglia proprio di mi voglio mischiare agli altri. C'è anche da dire che, per esempio, per fare questi viaggi o per fare tutto quello che facciamo abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di, sì, volontari, e chiunque sia passato da noi e abbia fatto volontariato per un anno, per un mese, per un giorno, per quattro giorni, comunque è stato contaminato in qualche modo dalla nostra presenza, perché non è possibile altrimenti. Per cui questo è anche un po' un invito molto interessante. Mi viene da dire, quindi magari non posteggiare la macchina in seconda fila oppure sul marciapiede, in modo che non possano passare quelli con la carrozzina, magari appunto non metto più la bicicletta, esatto, in bike, esatto, share. Una volta che uno ha guidato un pulmino, certo, una volta che uno ha guidato un pulmino e ha dovuto dare una mano a far salire, a far scendere le carrozzine, ha visto magari macchine parcheggiate ovunque, dice ma no, ma caspita, e tutti dicono ma sai che non ci avevo mai pensato, perché poi alla fine non è una questione che uno è cattivo, è una questione che uno non ci pensa, non c'è la cultura, quella di cui parlavamo con Walter prima, manca la cultura. No, ma Fabio mi sembra, scusate se
prendo un attimino. Prego. Il tema, per esempio, delle biciclette. Sì. No? Le biciclette, adesso che ne ha messe tra arancioni e gialle una caterva sulla, in città, e posti più assurdi, sì, sono vengono ovunque. Parcheggiate un pochettino dove capita. Ecco, parcheggiare dove capita oppure parcheggiare in una maniera adeguata, anche seguendo determinate regole che devono essere anche fornite. Sì, che fa? Perché se io prendo una bicicletta e dopo dove la parcheggio? Diciamo che non c'è un particolare vadebecum che dice mettila qui piuttosto che di là. Ecco, questo però rende difficoltoso. Sì, sì. Io faccio la collezione di queste biciclette, no? Andando in giro spesso. Nel senso che le travolgo, le conto. Le ginocchio, le sì, due. Sì, sì, sì. No, le conto sempre. Non è un problema. No, ma che poi effettivamente spesso mi interessa. Cioè, sono cose banali. Mi è capitato di trovare, ad esempio, davanti ai citofoni qui dello studio. E i ragazzi non riuscivano a citofonare per entrare, ad esempio. Semplicemente, no? Sono legati ai semafori, per esempio. Io utilizzo i semafori sonori, devo schiacciare il bottone perché il semaforo suoni, allora, e mi tocca spostare le biciclette. Posso dire, Michela, questa cosa del bottone? Sì. Che ho scoperto settimana scorsa che esiste? Cioè, vabbè, che sotto quella cosa lì c'è un bottone che fa suonare il semaforo, io l'ho scoperto settimana scorsa. E come hai fatto a scoprirlo? Perché toccavo, perché non faccio mai fatti miei, toccavo e l'ho fatto suonare. I semafori. E l'ho fatto suonare, per caso, no? Però non si capiva mai cosa fosse. Invece è una cosa... Io credo che chiunque chiedi di chi altro non sa minimamente che ad esempio lì sotto c'è un pulsante che sarebbe facile. Accendere un segreto che teniamo, teniamo ben custodito. È la lobby. Sennò poi ecco. Ce li rompete. No, sì, lo sapevo perché tu vai sempre in auto, si vede, io vado sempre a piedi, o al contrario non lo sapevo. Ma io sono stanco, mi appoggio adesso. Ma guardate, una cosa banalissima. Ma in Ecuador, che quindi non è proprio un paese tecnologicamente avanzato, ci sono esattamente i semafori che vanno a rumore. Sì. E quindi uno sa, quando accelera anche il rumore, al di là di giallo, verde o rosso, ma sa che deve affrettare... Noi non l'abbiamo omologati. Ecco, poi li hanno tolti. Ecco, diciamo che qui c'era un problema perché facevano rumore... Sì, sì, sì. Ma per dire anche un pochettino come la tecnologia può essere utilizzata, ma anche la regola, per cui queste biciclette parcheggiamole, per cui sono proprio delle cose particolari, perché uno magari al parcheggio avrà detto vabbè, da qualche parte le parcheggeranno, non è un problema, ma probabilmente non ha tenuto conto del che ci sono anche altri che possono andare sui marciapiedi o qualcosa del genere, e quindi che possono trovare delle difficoltà. Sì, quindi la logica è vedere le cose un pochettino insieme, avendo un'inquadratura generale, e Milano ha tutte le risorse per avere una inquadratura generale. Questo sicuramente. Michela, tu prima parlavi giustamente dell'aiuto che avete bisogno in Atra, di volontari che avete bisogno in Atra. Come si può fare per diventare volontari? Dove possiamo trovare tutte le informazioni, le coordinate? Beh, allora, noi abbiamo un sito che si chiama www.atra.it, che è A-T-L-H. E potete guardare nel sito, ci sono tutti i nostri contatti. Tra l'altro nel sito ci sono un sacco di belle foto, ci sono un sacco di cose interessanti da vedere, di video... o di audio da ascoltare, e noi sì, abbiamo bisogno di voi, e forse un pochino voi avete bisogno di noi, proprio per quello che dicevo prima, nel senso che contaminiamoci a vicenda, veniteci a trovare, veniteci a conoscere, non so, per esempio credo che difficilmente vi capiterà di andare 21 giorni in Brasile così come se niente fosse. Noi l'abbiamo fatto, siamo stati all'Isola d'Elba e tutto, cioè sappiate che chi viene a fare volontariato da noi fa le cose con noi, per noi, con noi, ma le cose si fanno insieme, ognuno dà quello che può dare, io che sono non vedente do quello che posso dare, Fabio che verrà sicuramente. Sì, sì, beh, avete un ristorante. È già lì praticamente. Avete un ristorante, quindi avete conquistato. Esatto, abbiamo conquistato. Ci ha promesso. Non perché sia un bravo cuoco, ma perché sia un bravo mangiatore. Verrà la cena al buio, lo servirò io personalmente, mi occuperò di lui. E comunque contaminiamoci a vicenda, nel senso, se avete voglia di fare un'esperienza insieme a noi, o anche solo di venire a vedere, di venire a visitare, di venire a vedere queste mitiche altalene accessibili. E infatti, il 2 come funziona? Il 2 di dicembre possiamo venire? Sì, sì, beh, ci saranno delle... è un po' un work in progress, quest'anno siamo un pochino... Okay. Però ci saranno delle attività, insomma, perché ogni anno nella giornata dei diritti dei disabili festeggiamo un diritto. Infatti quest'anno abbiamo preparato un bellissimo calendario con i 12 mesi, ogni mese
c'è il, diciamo, il richiamo a uno dei diritti che abbiamo festeggiato negli anni. Per esempio, non so, il diritto alla cultura, il diritto allo sport, il diritto al gioco, il diritto al sogno, il diritto alla bellezza. E ogni anno facevamo delle attività. Per esempio, quando abbiamo fatto il diritto alla bellezza, ci sono state delle sfilate di moda di abiti per persone disabili, quindi per persone in carrozzina, per persone con delle progettare, infatti, no, progettare un abito per una persona disabile non è uguale che per quella sorta dotata. No, infatti ho il diritto al lavoro, con difficoltà magari di ambulazione, quindi che difficoltà, certo, sì, tirarsi, sì, su dei pantaloni, comunque. Da questo punto di vista, per esempio, c'è questo rapporto con le realtà brasiliane, sì, che hanno fatto dei passi avanti e quindi sono venute anche a Milano, è stato presentato anche a Palazzo Marino questo tipo di iniziativa, era stata 3 o 4 anni fa adesso, su per giù, per cui sì, c'è sempre questo rapporto istituzionale, sì, sì, certo. Il problema è che si deve consolidare, diciamo, e quindi trovare una strada. Cose innovative, insomma, è capace. Ricordiamo sempre che la prima isola pedonale al mondo è stata fatta a Curitiba in Brasile, quindi già questo fa capire che noi facciamo tanto quelli dei paesi sviluppati noi, ma insomma facciamo molto da imparare anche da questi altri paesi. Poi per esempio noi come ATLA abbiamo spesso invitato il consiglio della nostra zona, sì, a venire a fare sia i consigli di zona che i consigli delle commissioni, infatti qualche volta vengono, sono state. Sì, so che abbiamo bestemmi, sì, sì. Ma io avevo proposto che stiamo pensando di realizzare, avevo proposto di farlo al buio, però mi hanno eccepito, dicono, poi quando alziamo la mano come si fa, qui ci sto studiando, ci sto studiando, infatti io avevo proposto di non dividerli per partito ma di metterli tutti uniti, tutti gli e di vedere un po' che cosa succedeva, infatti. E questo no, però ci stiamo lavorando, prima o poi ve lo comunicheremo. Mi interessa molto questo, Michele, voglio che ve lo dice, quando mi porto i bestetti al buio, fare un consiglio assolutamente, di municipio, sono ben curioso di seguirlo. Non so se ci riusciremo, ma è perché ci sono un po' di cavilli legali. Sarà un po' problematico videotrasmetterlo. Sì, infatti facciamo una trasmissione radio. Una radio. Posto noi... Però ci stiamo pensando, insomma. Poi non si sa se ci sarà, ma ci stiamo pensando seriamente. Perfetto, va bene. Allora, siamo in chiusura. Io davvero, Michela, ti ringrazio tantissimo per essere grazie con a voi. Noi. Ci vediamo il 2... No, prima il 30, la cena al buio in Atlanta. Ma veramente, tu sold out, non c'è più posto per nessuno. Mi dispiace, però... No. Però no, se... Perché ci ascolta, perché... Se voi volete telefonarci o scriverci, vi mettiamo in lista e vi comunicheremo la prossima, quando sarà la prossima cena al buio. Nel caso di gruppi numerosi, so che lo organizzate anche. Sì, sì, organizziamo anche cena al buio dedicate... Quindi, associazioni, sì, sì, ad aziende, aziendali. Sportivi. Così, certo, possono benissimo, certo, metterci in contatto con Atla e richiedere una cena. Vi assicuro che ci occhio. Sono molto 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 divertenti, oltre al fatto che si può sperimentare qualcosa di un po' inedito, ma ci si diverte anche molto. Vabbè, parlate infatti di feste di compleanno, una volta avete fatto anche, sì, così, sì. Quindi, insomma, sì, sempre con questo valore, nel senso di cercare di capire che cosa, sì, stiamo, sì, facendo, non è che si devono trasformare in cose sbraccate o chissà che cosa, cioè c'è sempre hanno sempre il loro valore, sì, però si deve capire anche, e che è una cosa che Atla fa capire, che è vero che la disabilità è un disagio eccetera, ma la disabilità è anche divertimento, può essere anche divertimento se tutte le barriere vengono abbattute, può essere anche diciamo un qualcosa non di triste ma di, no, ma soprattutto poi di performante, soprattutto come dicevi tu prima, poi quel del divertimento diventa un diritto, anche perché non dimentichiamo che è una cosa che mi scuso che non ho detto, che per esempio in Atla lavorano anche persone disabili, che giusto, il problema del lavoro è un problema grosso per tutti, sia nel ristorante che nell'ostello, sì, sia nel ristorante che nell'ostello, per cui è veramente Cascina Bellaria un laboratorio di futuro, assolutamente venite a trovarci. Perfetto, allora Michela, grazie mille, poi appunto ci vedremo anche il 2 di dicembre in occasione della giornata internazionale della disabilità, il 3 dicembre sarà, il 2 domenica, tenete le porte aperte, diciamo, di Atla. Walter, grazie mille anche a te per essere stato con noi, grazie mille per averci portato un'altra volta ancora Atla, che è sempre molto interessante e importante come tema. Noi ci vediamo martedì prossimo. Sì, ci vediamo martedì prossimo, ricordando poi che martedì prossimo sera in quel di Niguarda, in particolare allo spazio Ermada, in via Ermada 19, ci sarà l'appuntamento conclusivo nell'ambito di A Scuola di Periferie, proprio sul test Niguarda per le periferie. Perfetto, grazie mille Michele, grazie mille Walter. Grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, abbiamo leggermente sforato il tempo quest'oggi e noi ci vediamo domani sempre qui a 12:30 su Milano News per una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.